Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Don Romano, è l'eterna lotta. Noi per quanto riusciamo, per quanto ci proviamo a resistere alle tentazioni, arriva sempre un momento nella vita in cui uno le scorciatoie a volte se le va a cercare. E allora nasce sempre la solita domanda: ma se il diavolo ha avuto il coraggio di tentare Gesù Cristo, ma che speranza abbiamo noi di poter sfuggirgli, di poter in un certo senso scegliere la via maestra, quella più tortuosa e più difficile? Abbiamo una speranza che diventa una certezza, perché Gesù si è sottoposto alle tentazioni per vincere per noi. Gesù è stato tentato, Gesù si è fatto uomo, ha assunto la nostra umanità fragile. Gesù è uguale a noi in tutto eccetto che nel peccato, ma la carne debole di Gesù, che resiste al diavolo, che gli dice vattene, ci dà la certezza che con Gesù noi siamo già vincitori. È vero, siamo sicuri, se ha osato tentare Gesù, come non ci proverà con noi? Ma poiché Gesù ha vinto, vinceremo anche noi. Perché questo è l'inizio della Quaresima? Da partire da Mercoledì delle Ceneri, la prima domenica di Quaresima, porta questo brano sempre. Come dire, è un'eterna lotta anche questo periodo che ci aspetta. È un'eterna lotta e ci dà la collocazione. Dove ci troviamo noi? Qual è il nostro status in questo momento? Noi siamo nel periodo della prova, siamo nel periodo delle tentazioni, siamo nel deserto che è il luogo delle tentazioni ma anche il luogo dell'amore. Quando sempre nella Bibbia troviamo nel profeta Osea e in altri passi, quando il Signore dice: la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Il deserto è il luogo dove il nemico si fa strada, ma è il luogo anche dove il Signore si apparta con noi come uno sposo innamorato per darci la forza dell'amore. Quindi c'è questa doppia valenza del deserto, ma ci aiuta anche a essere nella verità. E io mi domando, allora, all'inizio della Quaresima, ma quali sono le mie tentazioni? Qual è il pane che questa proposta ci dà? Ed è il pane, le tentazioni sono tutte sulla mettere in dubbio la fiducia in Dio e usare il nostro potere a nostro vantaggio. Cioè Gesù viene tentato di pensare solo alla sua fame, ma Gesù quindi a usare la sua figliolanza, la sua divinità in modo strumentale. Gesù risponde facendo di più: io non penso a procurarmi del pane, ma sono io che mi faccio pane per la vita del mondo. Quindi la lotta è per la vita e per l'amore. Il diavolo ci dice sempre: fatti gli affari tuoi, pensa a te. Pensa a te. E invece la risposta che Gesù dà, direi che è il tempo in cui prendere in mano la parola di Dio, prendere in mano il Vangelo,
perché ci mette in mano le parole giuste per vincere. Perché il diavolo cerca di, anche qui, di strumentalizzare il Vangelo, di metterci contro Dio. A volte ci capita nei nostri gruppi, no? Nelle amicizie, nei parenti, quello che si insinua e mette male, che crea zizzania. Sì, sì, sì. E invece il Signore ci dà la parola con cui smascherare il diavolo e aprire gli occhi sull'amore di Dio. Cosa ci aspetta? Proprio perché noi non dobbiamo mettere alla prova il nostro Dio, eh? Anche in un certo tempo, a volte siamo noi più diavoli di un'altra entità che è caduta dal cielo ed è arrivata agli inferi. Cosa fare noi per non ridurci così? Allora, noi possiamo fare due cose in questa settimana. Innanzitutto, prendere in mano il Vangelo e trovare quella strada, come se aprissimo il navigatore, no? In macchina per vedere la strada per arrivare alla meta. E seconda cosa, possiamo fare quello che hanno fatto gli angeli, avvicinarci e servire. Quante volte stiamo a testa bassa, arrabbiati, sconsolati, delusi? Alziamo la testa e troveremo il fratello, alziamo la testa e incontreremo Gesù e diventa un tempo meraviglioso. E allora siamo partiti dal cielo da scrutare per le condizioni meteo, capiamo che quel cielo è la nostra destinazione, soprattutto in tempo di Quaresima. Don Romano, buon inizio di Quaresima. Anche a voi. Se tutti. Dio vuole, ci vediamo venerdì prossimo e io intanto vi porto anche a cinema.